Presidente, Pordenone, Vicenza, Ferral Pisalò e Triestina, no? A me non sono sembrate così superiori alla San Mettese queste squadre che puntano alla Serie B. Ma sicuramente no, sono delle grosse squadre, oggi la Triestina ha dimostrato essere una grande squadra, probabilmente è stato l'approccio del nostro campionato all'inizio che ci ha portato a questa classifica, però aspettiamo, adesso stiamo crescendo, seguiamo questa linea e speriamo di portare risultati importanti. C'è il nuovo entrato, il nuovo Cerc, è sembrato un buon giocatore, insomma, questo. Io neanche l'ho visto, neanche ci ho parlato, quindi sì, sul campo ha dimostrato di essere un giocatore, poi vediamo in seguito quello che farà. A me è sembrato che gli ultimi 20 minuti di una mezz'ora le due squadre si sono accontentate del pareggio. Ha avuto la stessa impressione? Sì, sì, sicuramente sì, noi abbiamo avuto due buone occasioni, non siamo riusciti a sfruttarle, loro ne hanno avuta una, però questo è il calcio, non è che possiamo pensare. Cioè, probabilmente sai cosa manca alla San Mettese? La determinazione di vincere la partita. Quando c'è bisogno di vincerla, gli manca quel pizzico di determinazione. Anche se adesso pare più convinta, l'ha detto anche il presidente e l'allenatore della Triestina, più convinta dei propri mezzi. Sì, ma perché riesce a fare i due tempi, prima faceva soltanto un tempo, quindi questo è importante. Però ci sta. Speriamo adesso di recuperare tutti gli infortunati che sono dei buoni giocatori. Senta, per i cambi e così pochi cambi che fa Rosselli, è una cosa strana per la Serie C. Sì, vabbè, non prendiamo l'esempio che loro hanno fatti 5 e noi 2, hanno vinto loro 5-2, no, non c'entra niente. L'allenatore vede i giocatori, ecco, probabilmente non è che voglio fare polemica, no. Però Calderini era stanchissimo, andava sostituito almeno 10 minuti prima. Con Di Massimo. Io avrei provato, ma così insomma uno lo fa da giornalista, non da tecnico, avrei provato in ultimo minuto anche quel De Paoli a posto di Stanco, che De Paoli a me sembra un ottimo calciatore con il fisico del centravanti. Stanco è quel giocatore che ti può risolvere la partita in ogni momento, quindi togliere Stanco era... No, ma dico gli ultimi minuti, gli ultimi 5 minuti. No, no. Comunque, ormai è andato. Comunque soddisfatto di come si sono messe le cose adesso? Beh sì, anche se la classifica si muove lentamente, adesso speriamo di far bene le prossime. Senti Gelonese, sbaglio una delle migliori partite che hai fatto quest'anno? Si è sembrato più in palla che in altre occasioni? Ma credo che piano piano la forma fisica stia venendo fuori, all'inizio un po' tutti abbiamo pagato secondo me una preparazione importante, pesante, stiamo venendo fuori un po' tutti, credo che nell'ultima partita abbiamo fatto veramente bene sia dal punto di vista della prestazione e poi anche i risultati comunque. Potevamo avere qualche punto in più, ci dispiace, però comunque abbiamo affrontato squadre importanti, quindi va bene così. Qualche punto in più, eppure insomma alla vigilia di queste quattro partite sembrava che la San Mettese dovesse precipitare in fondo alla classifica, invece non è stato così, non solo per i punti conquistati ma anche per il gioco. Assolutamente, assolutamente, all'inizio di questo filotto diciamo di quattro partite ci davano tutti per spacciati. E abbiamo dimostrato di avere grande carattere, grande personalità e di essere comunque un'ottima squadra e credo che questa sia la strada giusta comunque da continuare. Beh, se queste sono le squadre migliori diciamo insieme alla Ternana e direi anche a Sud Tirol, adesso però quando non giochiamo con queste squadre insomma è obbligatorio vincere. Ma credo, come ho detto prima, non ci siano partite facili in questo campionato, che comunque affronti da sempre i problemi, è un campionato molto equilibrato e soprattutto il girone B è quello secondo me appunto più equilibrato dei tre e quindi non ci sono partite facili, è normale che quando vai a affrontare Ferral Pisalò, Ternana, Vicenza, Pordenone, Ternana, sono squadre comunque che ambiscono alla vittoria. Mentre magari altre squadre puntano a campioni diversi, ma non per questo comunque ti porti la vittoria da casa. Senti, il confronto adesso si può fare, tu giocavi anche l'anno scorso, uno dei pochi giocava anche l'anno scorso, un confronto tra la squadra di anno scorso e quella di quest'anno. Ma credo siano due squadre comunque simili a livello di giocatori, l'anno scorso probabilmente eravamo partiti meglio forse perché avevamo anche ragazzi più esperti che ci guidavano, quest'anno abbiamo fatto un po' più fatica da questo punto di vista, ci manca un po' di esperienza all'inizio ma credo che adesso le cose stiano andando bene, credo siano due squadre simili. Tu come ti trovi quest'anno a centrocampo? Fai lo stesso ruolo dell'anno scorso, il tuo ruolo esattamente qual è? Che tante volte mi vengono i dubbi che sei un interditore.
Ma io gioco in mezzo al campo, come dice il mister, l'anno scorso come mezzala all'inizio con Moriero soprattutto ho fatto dei gol perché ho più possibilità di inserirmi, mentre adesso comunque ho compiti diversi, più di interdizione, di costruzione del gioco, ma va bene così, non è, come ho detto prima, non è importante fare gol io o qualcun altro, l'importante comunque è il risultato poi. Finito il Tour de Force, che è andato meglio di come ci aspettavamo? Con quattro squadre? Beh, sì, adesso io sinceramente sono già proiettato a una squadra che invece si creerà sicuramente problemi come quella di oggi, perché onestamente le partite contro Pordenone, Vicenza e Feralpi, diciamo che ci hanno concesso di giocare in una certa maniera e noi abbiamo giocato buone partite. Oggi anche, ma questa squadra è una squadra che si muove coordinata, è una squadra veramente forte, al di là dei singoli, è proprio gioca di squadra e ci ha messo in difficoltà. Quella di domenica è un mondo diverso, quello che dicevo prima, i miei ragazzi hanno per esempio contro questo rombo di centrocampo che hanno giocato Pordenone, Vicenza e poi questo 1-2 della Feralpi, ci eravamo messi a posto a leggere le cose. Questi 4-2-3-1 è un altro modo, quelli di domenica è ancora un altro modo, dunque tutte le partite finché i miei giocatori non riescono soffriamo un pochino di più. Quando manca per, dice, non riescono, ecco, quando manca per raggiungere quell'equilibrio? No, l'equilibrio c'è già, no, beh, quello che cerco io probabilmente non arriverà mai, perché per me è non far tirare mai l'avversario, non essere mai libero un avversario e noi fare delle occasioni, dunque non succederà mai, però il miglioramento, le percentuali, no? Il calcio, tolto l'eccezione, noi dobbiamo dare come si dice, continuità alle prestazioni in modo da avere più possibilità che i risultati siano, adesso sono tre, sempre due, pareggio vittoria, quello è quello che secondo me un allenatore deve sempre, no? Poi se capita la sconfitta, se è un caso la vittoria è un problema, se è un caso la sconfitta non è un problema. Comunque voi allenatori fate sempre qui, parlate sempre molto bene, avete timore della squadra da affrontare la prossima volta? No, ma io non ho timore, anzi ci mancherebbe, no, vorrei, perché giustamente tu mi hai fatto la domanda giustissima, che abbiamo incontrato le quattro tra le migliori squadre del campionato e adesso invece andiamo a incontrare una squadra che è a livello nostro. Dal punto di vista anche della classifica, poi il calcio non sappiamo cosa succederà e dunque no, sembra che il più è fatto adesso questo, io lo dico un po' in generale, non per la gente, lo dico per noi stessi, perché se pensiamo di andare lì e che è un po' più facile, secondo me non ne usciamo vivi. Certo, il risultato oggi è giusto, mi sembra. Sicuramente no? Giusto, due squadre che secondo me veramente si sono affrontate a viso aperto in un campo abbastanza pesante, che è stata veramente una partita secondo me bella, era un po' che non vedevo una partita così ben giocata e combattuta tra due squadre e come sempre succede queste partite finiscono quasi sempre 0-0. Questo è il calcio, perché sbagli poco. Senta, quindi in prospettiva questa ricerca del decimo posto mi pare, insomma, sembra sempre più raggiungibile, anche perché abbiamo affrontato la Triestina alla pari. Si è subito meno delle altre squadre secondo me la Triestina, specialmente nel primo tempo, però insomma abbiamo dimostrato ormai di essere una squadra che se la può giocare contro tutte. Questa sì, sul discorso del decimo posto non ne parlo neanche, perché io che non mi nascondo mai, dico sempre quello che penso, ho detto che noi dobbiamo arrivare a gennaio, quando dicevo vivi era il discorso di in una classifica normale, terzo ultimo, quarto ultimo, quinto ultimo, sesto, tutto il meglio possibile, ma sappiamo che abbiamo dei limiti, anche e soprattutto non per i giocatori che abbiamo, per il discorso che vi dicevo, no? Quando mancano 2, 3, 4, 5 giocatori, adesso giochiamo 8 partite in un mese, questo lo pagheremo, questo è abbastanza scontato. E poi dopo nessuno si deve nascondere, nel calcio non bisogna, la Sabrietese è la Sabrietese, anche se gioca con la Biaretti si deve salvare, anche se gioca con una squadra non eccezionale deve arrivare decima, però ripeto, noi partiamo da un retro un pochino complicato. Sono questioni di quantità, magari per fare più cambi aspetta gennaio nuovi arrivi. Ma ripeto, se io non faccio un cambio, che sono uno, credo, una statistica diceva che ero uno forse in C che faceva più cambi, è perché non riesco a farli, no? E questo mi dispiace, perché vedete che ci sono dei calciatori che poi, come Biondi oggi, che gioca 5 partite di seguito e poi si fa male, e questo non è il massimo per me. Mister Tavanella, una domanda che è la più semplice, ecco il risultato? Non ho capito, scusi. Risultato, dico, giusto?
Beh, alla luce di quello che abbiamo fatto, di quello che si è visto in campo, sì, discorso di parità. Dovevamo sfruttare meglio due o tre situazioni dove abbiamo avuto campo aperto e dovevamo essere un po' più incisivi. Abbiamo retto bene l'inizio della Samaia Entese, perché sapevamo comunque le ultime gare pronti via le aveva sbloccate subito, e noi siamo stati bravi però a reggere con personalità, provando a giocare sempre, l'abbiamo tenuto bene in campo con tanti giovani, quindi insomma sono contento. Da quel lato lì dovevamo essere un po' più efficaci nelle situazioni che c'erano, potenzialmente ne avevamo 3 o 4. In effetti la Samaia Entese ha giocato un po' meglio il primo tempo rispetto sì, l'inizio. L'inizio sì, primo quarto d'ora, 20 minuti, poi siamo usciti noi, però effettivamente l'inizio ha dato pressione. Ultimamente con il mister Roselli è cambiata molto la squadra, nel senso è molto più conscia delle proprie possibilità, è pericolosa, sa cosa fare, quindi è una squadra che dà fastidio a tutti adesso. Verissimo, è sembrato che negli ultimi 20 minuti stava bene il pareggio a entrambi. Abbiamo speso tanto, sia noi che loro. E io ho cercato con degli esterni di gamba di provare a rimettere a posto, volevo provare il 2000 Gubellini in attacco, ma il mio difensore centrale aveva i crampi, quindi ho cambiato dietro e non davanti. Mi sarebbe piaciuto cambiare davanti. Come vede nella classifica finale queste due squadre? La Triestina? Io non so, la mia spero più in alto possibile, e la San Benedettese credo che centrerà i playoff. Vai. Sia per Alpisalò e Pordenone in casa e Vicenza fuori casa, voi avete subito meno insomma la forza della San Benedettese? Ma diciamo che è stata una partita combattuta oggi è stata sicuramente una buona San Benedettese, secondo me siamo stati ottimi anche noi, quindi in fin dei conti non ho visto grandi occasioni da parte della San Benedettese, un tiro mio e un paio di occasioni sprecate all'ultimo passaggio, tutto sommato un pari che ci può stare. Sono contento sinceramente per questa piazza che si sta riprendendo da un momento buio, anche perché io vivo a Pescara, quindi sono diciamo di queste parti, quindi ho tanti amici anche qui, sono contento perché è una piazza importante, è giusto che si riprenda. E appunto è giusto, avete subito meno delle squadre che ho citato qui a San Benedetto. Sono partite diverse sicuramente, a Pordenone pure è stata bella sofferta, però gli abbiamo fatto male di più, questo sicuramente, abbiamo sfruttato più le occasioni che abbiamo avuto. Col Vicenza in casa è stata un'altra partita, li abbiamo secondo me messi molto sotto al Vicenza, allora hanno trovato un pari fottuti. Beh, le partite sono tutte diverse come gli avversari. La mia domanda era un po' diversa, dicevo che queste squadre hanno subito molto la San Benedettese, meno di quando l'abbia subito la Triestina. Questo io non lo so, perché non ho visto le partite della Samb contro queste squadre, quindi non posso dirlo, diciamo, questo lo dovreste dire voi. Comunque la classifica rispecchia quello che sto dicendo, perché voi state avanti rispetto alle altre squadre. Sì, mi fa molto piacere, diciamo che è un ottimo periodo per noi. Anche se facciamo conti con un po' di assenze importanti, però i ragazzi che stanno giocando stanno facendo molto bene. Visto che conosce l'ambiente, la San Benedettese come la vede proiettata in questo campionato? Può raggiungere i playoff? Ma io, come dicevo, per la mia di squadra, io non guarderei molto lontano agli obiettivi, perché molto spesso quando ci si creano aspettative si rischia di fare dei voli all'ingiù. Non senza sottovalutare nessuno, anzi la San Benedettese è un'ottima squadra, io guarderei domenica per domenica, cioè è una squadra che adesso si sta riprendendo e sta facendo benissimo, quindi auguro alla San Benedettese di riprendersi per la prossima partita, poi piano piano si vedrà quando mancheranno poche partite, auguro alla San Benedettese di raggiungere il proprio obiettivo, naturalmente dopo la Triestina, mi sembra giusto. È sembrato che nell'ultima mezz'ora, avete giocato la partita, è durata un'ora mi sembra, poi nell'ultima mezz'ora vi temevate, insomma avete preferito portare entrambi. Il campo ha finito di rovinarsi completamente, avevamo diciamo smesso di giocare a viso aperto e quindi io credo che sia arrivata un po' di stanchezza per il campo pesante, quindi inevitabilmente le squadre tendono ad abbassarsi e a chiudersi, magari per evitare di prendere gol più che andare all'arrembaggio per farne uno. La Triestina è una squadra gloriosa, pensa che la farà quest'anno tornare ai livelli insomma della Serie B o della Serie A addirittura fra qualche anno, visto? Come dicevo prima, io mi auguro per il bene della Triestina, per il bene nostro, che di fare il massimo che possiamo. Quando mancherà qualche partita ci renderemo conto, però sono sicuramente molto contento e fiero di far parte di questa realtà e di questo gruppo che sta andando veramente bene. Grazie Coletti. Grazie a voi.